l'altro che sono fondamentali e che per una piccola parte si viaggia per conto proprio, ma spesso e volentieri si scambia e si lavora su due binari paralleli. L'altro elemento è il tempo che bisogna in qualche modo dedicare alla ricerca, perché fare esperimenti condurre degli esperimenti è molto lento, perché bisogna ovviamente capire la strada da imboccare, e non sempre si imbocca quella giusta al primo colpo, anzi facilmente si tentano più strade prima di capire qual è quella che funziona meglio, e soprattutto ci sono tutta una serie di step che gli enti normativi italiani ed europei fanno, obbligano per la sicurezza del paziente che alla fine si sottoporrà a delle terapie o riceverà un farmaco, che prevedono lunghi tempi di verifica dei dati, di attesa, di validazione, e quindi nella ricerca bisogna avere pazienza e ovviamente molta caparbietà. E in ultimo, il discorso che si completava adesso con Paolo, il fatto che il mondo delle biotecnologie non è soltanto un'esclusiva dei biotecnologi o dei biologi o dei medici, ovviamente sono figure importanti perché bisogna saper mettere le mani sui pazienti e sulle cellule in un certo modo, ma dall'avvocato che si intende di contrattualistica, alla tutela dei brevetti, al manager che deve poi organizzare tutta la parte anche di logistica e di arrivo del farmaco sul mercato, ovviamente tutti gli aspetti tecnici che stanno accanto al ricercatore, quindi gli ingegneri, i modellisti, gli informatici, gli esperti di materiale, gli esperti di chimica, quindi è veramente un lavoro ricco di opportunità, e che quindi questo per gli studenti in particolar modo del quinto anno, che fra pochi mesi dovranno cominciare a scegliere una possibile strada universitaria, Laura, sappiate sei che il pronta mondo delle biotech è a veramente guidarci dentro aperto a questo competenze, antro anzi necessita di competenze di vario di tipo. scienza? Devi abilitarmi il secondo dispositivo però, perché sennò non. Allora, eccoci qua. Ti disabilito l'altro? Come vuoi tu. Ecco, Allora. mi sa che Sei adesso abilitata. Ecco, sono abilitata. adesso stiamo tentando una cosa mai tentata prima nel mondo dei webinar, che è quella di mandare una ricercatrice come inviata speciale all'interno del suo stesso laboratorio, con un cellulare collegato in 4G. Ecco, la vediamo, funziona. Gente che scappa, che non vuole essere ripresa. Sembra quasi un videogame. Mi dispiace non avere un telecomando per poterti telecomandare. Ecco, raccontaci che cosa vediamo, Laura. Laura? Laura, mi senti? A questo punto sembra più un film del terrore, ma. Laura? Non ti sentiamo? Niente, non ci sente, è rimasta. Laura? Intanto qui vediamo un corridoio, vediamo una stanza che è. Ecco, questa. Siamo entrati nel laboratorio vero e proprio. Sergio, mi senti? Ecco, adesso ti sento. Ci siamo un Ok. attimo preoccupati, ma è un po' come quando gli astronauti vanno nella zona dove non si sente. Ovviamente l'audio, lo dico a chi sta ascoltando, è un Sì, po' è un disturbato, po'. perché il laboratorio è un luogo dove ferve l'attività. Raccontaci quello che vediamo, Laura. Allora, questo è il laboratorio dove noi lavoriamo tutti i giorni. Questi sono i miei colleghi che stanno facendo varie operazioni, tipo lei in questo momento sta analizzando un vetrino sul quale ci sono cellule, cioè praticamente. Sì, sono delle cellule Non portate so se sul la vetrino. sentite. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sì, sono dei cytospin, sarebbero delle cellule parate su un vetrino. Sto facendo un'immunofluorescenza, quindi sto
facendo una colorazione che mi permette di andare a individuare delle proteine che sto cercando con degli anticorpi coniugati con delle particelle fluorescenti. In pratica è un modo per andare ad analizzare proteine nella cellula, quindi a visualizzare determinate proteine nella cellula. Ci serve per identificarle principalmente. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo benissimo, siamo affascinati, perfetto. Un sacco di apparecchiature. Tra l'altro, infatti, il laboratorio... Dici. Il laboratorio è fatto principalmente da tantissime apparecchiature. Quello che facciamo ogni giorno è quello di iniziare un esperimento che poche ore, ma dura anzi una giornata, addirittura una settimana, a volte anche un mese, dipende. E ci prendiamo la responsabilità anche di maneggiare tantissimo materiale che ha un costo elevato. Ogni volta che noi mettiamo mano a un esperimento spendiamo veramente tantissimi soldi. E questa è una cosa molto importante perché... Certo, è diciamo una responsabilità che viene messa in mano a gente che vediamo qui, persone che sono giovanissime. In realtà colpisce molto vedere l'età giovanissima di chi lavora in laboratorio, no? Noi ci aspettiamo magari qualche insomma un laboratorio popolato da vecchi professori universitari, da vecchi ricercatori, invece vediamo ragazzi che hanno poco più dell'età dei loro di chi ci sta ascoltando a scuola. Per esempio, questa ragazza quanti anni ha? Puoi chiederglielo? Questa ragazza ha 30 anni. 30 anni? Sì. Da quanti anni lavora in laboratorio? Da quanti anni lavori in laboratorio, mi chiedono? Qui questo è il quinto anno. Qui con noi è il quinto anno. È iniziato a lavorare in laboratorio più o meno da 7 anni, secondo me, circa. 7. Invece lui, diciamo, per esempio, è molto più giovane. Ecco, lui è tanto più giovane. Ciao. E lui è tanto giovane, sta facendo la laurea, si deve laureare e in questo momento è in tesi, cioè è un percorso di tesi da noi, cioè praticamente fa una tesi di laurea svolgendo un'attività di laboratorio presso il nostro centro. Quindi una tesi sperimentale. Le tesi vengono fatte. Non smetterò mai di consigliare ai ragazzi che vanno all'università e che fanno un percorso di tipo scientifico di fare una tesi sperimentale. Te lo faccio dire proprio da loro, perché in realtà è fondamentale quello che vi dicevo prima, cioè fa tanta differenza se durante il percorso di studi, cioè quindi durante la laurea, uno frequenta i laboratori, perché prende contatto diretto con che cosa significa lavorare in laboratorio, impara molto di più. Cioè, allora vi dico, cioè, lui è giovane perché si deve laureare tra poco, non tra tantissimo, come esperienza lo rifaresti. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Simone, piacere. Simone, piacere. Allora, stai facendo la tesi, quindi ti devi ancora laureare, hai deciso di fare una tesi sperimentale in un laboratorio di ricerca. Esatto, sì. No, il consiglio che do a tutti gli studenti, insomma, che è quello di seguire le tesi, il laboratorio, il percorso del laboratorio, perché è fondamentale, soprattutto in questo lavoro, in questo ambito, imparare le tecniche proprio già da studenti, è un qualcosa di importante, quindi andate in laboratorio, gli esami ok, però è fondamentale imparare le tecniche. Magari meglio un 30 in meno, un voto un po' più basso in qualche no. esame, però... Oddio, bisogna trovare il giusto compromesso, No. Il giusto compromesso ci sta. Senti, cosa stai facendo? Che esperimento stai facendo? Allora, io sto facendo un'immunofluorescenza per detectare dei marker di staminalità. Questo, vi faccio vedere quello che è questa foto. Esatto, vedete? Sì. Sia in cornea che su un bioscaffold. Cioè, lui ha lavorato ricostruendo un epitelio l'epitelio della cornea, quindi un epitelio, quello che riveste il nostro occhio, esatto. Su uno scaffold, un biomateriale. Esatto, di origine marina. Ricostruisce questo epitelio che è questo, quello che state vedendo qua. Esatto.
e quindi sta usando degli anticorpi che vanno a riconoscere le cellule dell'epitelio per poterle visualizzare con microscopicamente. Esatto, giusto? Vi faccio vedere. Allora, foto. Sì, questo non so se riuscite a vederlo bene, vedete questo segnale verde? Sì. Ecco, quello è un immunofluorescenza, ovvero ha utilizzato un anticorpo che va a legare una proteina che si trova sulla membrana della cellula e noi attraverso un microscopio andiamo a vedere questo segnale, quindi sappiamo dove si trova quella proteina. Esatto. E come è espressa, come si localizza, le caratteristiche deregolate. La cornea fa parte del, diciamo, del vostro lavoro, uno dei, diciamo, delle scoperte più importanti che è stata fatta nel vostro laboratorio è proprio quella di un prodotto che è una cornea costruita artificialmente con le cellule staminali dei pazienti e che può essere utilizzata per esempio in caso di ustione. Quindi Simone, sì, esatto. Sì, noi abbiamo in realtà un progetto che ha un'applicazione anche sì. Pazienti, diciamo, no? Che esatto, questo è il post successo che è stato ottenuto, insomma, con il primo farmaco a base di cellule staminali approvato in Europa e nel mondo occidentale, che si chiama Holoclar. Questo è la fase, diciamo, di sviluppo successivo. Esatto, una sorta di ricostruzione di cornea 3D, quindi non solo l'epitelio, ma cercando di ricostruire anche lo stroma sottostante, quello che si trova sotto l'epitelio corneale, limbo corneale. E che quando si raggiungono obiettivi come quello di Holoclar, poi quello che succede è che in laboratorio noi Holoclar è un prodotto che viene gestito, prodotto e lavorato da un'azienda farmaceutica. Esatto. Che è quello che diceva poc'anzi Paolo, cioè noi siamo uno di quei centri in cui l'università e l'azienda farmaceutica sono molto connessi. Per cui noi sviluppiamo determinati prodotti nei nostri laboratori, quindi nel laboratorio universitario, ma a un certo punto ovviamente i fondi non saranno necessari per poter portare quel prodotto in clinica. A quel punto interviene un'azienda che si prende in carico di sviluppare il processo clinico, di rendere fruibile questo tipo di terapia ai pazienti. Passo un attimo, mentre tu continui il giro, poi ti ridiamo la linea, passo un attimo a Paolo perché questa cosa mi intriga. Paolo, abbiamo visto un bel esempio di come l'integrazione, no, fra ricerca pubblica e ricerca industriale, era quello un po' a cui facevi riferimento tu poco fa. Esattamente questo. Questo perché in realtà oggi può essere una competenza tutta centralizzata all'interno dell'azienda farmaceutica e non ci può essere una competenza tutta all'interno dell'università. Le due cose si devono assolutamente integrare. Una volta c'erano ricercatori che erano sostanzialmente vivevano all'interno anche delle aziende farmaceutiche e individuavano anche nuove molecole. Questa cosa praticamente non accade più. Questa cosa è già finita da molto tempo e oggi c'è un continuo scambio di informazioni tra le aziende farmaceutiche e il mondo accademico. Questi ragazzi giovanissimi che vediamo hanno 4, 5 anni, 6 anni forse più di quelli che ci stanno ascoltando a scuola, no? A cui vengono messe in mano anche una responsabilità importante perché maneggiano strumentazioni da centinaia di migliaia di euro, fanno esperimenti importanti, avete visto che non si fermano mai, multitasking questo ragazzo che continua a raccontarci le cose, intanto continua a fare il suo esperimento. Questi giovani ricercatori ovviamente hanno un bivio poi a un certo punto, hanno la possibilità di continuare una carriera accademica in Italia o all'estero o tutte e due, e poi c'è anche la possibilità di, come dire, di fare un passaggio nel mondo industriale. Quanto sono, diciamo, anche dal punto di vista lavorativo, Paolo, permeabili questi due mondi? Quanto è facile o difficile il passaggio da uno all'altro per chi fa questo tipo di lavoro?
Ma devo dirti che situazioni di questo tipo sono abbastanza frequenti. Per verità ce n'è, anche se devo dire che spesso il ricercatore vuole rimanere tale e vuole avere la propria, come dire, autonomia di ricerca. In realtà la didattica farmaceutica è un pochino più stringente in questo senso. Mentre l'università sicuramente ha dei margini di manovra più ampi nella ricerca e nei risultati. Quindi spesso ho visto che c'è magari un momento di passaggio di competenze tra l'università e l'azienda farmaceutica e poi l'università fa un passo indietro o comunque rimane come un consulente esterno. Ultimamente l'amore per la ricerca è talmente forte che le aziende farmaceutiche non ce la fanno a assumere le persone dal mondo se non dal mondo dell'accademico, se non Fate in un po' caso. fatica, diciamo, a strapparli da quel bancone, nonostante magari anche offerte significative economiche. È chiaro che l'offerta economica probabilmente è migliore, questo non c'è dubbio, non credo che stiamo a girare intorno al problema, perché le aziende farmaceutiche pagano probabilmente meglio dell'università, però se uno davvero ha amato la ricerca è difficile strapparlo da quel bancone, ecco, sostanzialmente. D'accordo. Allora, io tornerei di nuovo al bancone con la nostra Laura che si sta facendo veramente aspetta Laura che ti... Eccola qua. Ha un futuro come inviata, sì, per i programmi del pomeriggio. Dunque, un attimo che ti abilito di nuovo il microfono. Laura, mi senti? Vediamo un po'. Allora, dunque, dovresti Se a di cosa essere... tu fai questa operazione, posso aggiungere l'esempio che tu Certo, hai fatto Paolo. della terapia genica per l'ADA-SCID, è un esempio tipico. In realtà tutti i ricercatori del San Raffaele sono rimasti ricercatori del San Raffaele. L'azienda farmaceutica che ha messo in piedi questo meccanismo ha mantenuto l'organizzazione all'interno del San Raffaele. Nessuno si è spostato all'interno dell'azienda farmaceutica. O quasi nessuno, Certo. ecco, io non ho, in realtà l'organizzazione si è creata ma da persone esterne, persone di altre aziende farmaceutiche. Quindi il Certo. ricercatore è rimasto ricercatore, il clinico è rimasto clinico. Anche la studio dell'ADA-SCID che abbiamo fatto vedere prima, quel bel successo italiano, in realtà nasce da una collaborazione fra San Raffaele, quindi ricerca, diciamo, un ospedale privato, ma comunque finanziato con soldi del Telethon, tra l'altro, con fondi di una Onlus e fondi pubblici e azienda Una mozione farmaceutica d'ordine, che ha scusate, diciamo, siccome aiutato ovviamente le portare un campanelle farmaco sono fino sfasate da scuola a all'ultima fase scuola e della quindi produzione della alcuni sperimentazione. Laura, classi ci mi sei stanno ancora? salutando perché stanno ovviamente devono fare il cambio d'ora. Io ci darei a tutti quanti ancora 2 o 3 minuti per vedere uno scorcio del laboratorio di Laura. C'è una domanda finale, poi abbiamo il nostro domandone che dobbiamo chiaramente rivolgere a sia Paolo che a Laura e cerchiamo di concludere entro mezzogiorno meno 5, anche così poi permettiamo a Paolo di scappare via senza troppa fretta. Ottimo, Laura, mi senti? Laura? Noi non ti sentiamo, vediamo delle belle Sergio, mi immagini di senti? laboratorio. Eccoti. No, mi senti adesso? Ok, Adesso ti dimmi. sento benissimo. Allora, cosa ci Dimmi. fai vedere? Prima abbiamo visto dei contenitori porpora con delle cose dentro che ci incuriosivano perché ne vediamo tanti in giro nel tuo laboratorio. Ciao, Sì, ciao, noi ciao. siamo invasi da questo, da questi contenitori che in realtà sono plate pieni di cellule. Non so se le riuscite a vedere. Sono piastre tetri Vedi? con delle cellule. Queste quindi colorate di viola sono delle cellule di cosa?
Sono cellule epiteliali, cioè sono le cellule della pelle che crescono a colonie. Dentro tutte, ogni cerchietto, quindi rosa, ci sono almeno 200.000 cellule circa, più o meno. Quindi all'interno le avete colorate voi, perché non hanno questo colore le cellule della... No, le cellule sono in colore, noi mettiamo dei coloranti, aggiungiamo dei coloranti in modo tale da visualizzarle. Questa plate in realtà è fondamentale, cioè è uno degli strumenti più importanti che abbiamo, perché ci permette di identificare le stem cell, cioè le cellule staminali della pelle. In questo modo noi siamo in grado di definirle, quindi è uno degli strumenti che abbiamo in questo laboratorio, forse più importante. E infatti dovunque tu hai girato la tua telecamera, noi abbiamo visto queste, anche lì dietro ce ne sono, tantissimi. Insomma, ve le sognate la notte queste cellule qua? Praticamente sì, queste sono le cose che ci accompagnano tutti i giorni. Sì. Eccole. Vedete, l'altra cosa che colpisce chi non è mai entrato in un laboratorio, io li ho frequentati, quindi quando venivano anche amici miei a vedere il laboratorio erano colpiti dal fatto che in realtà è un posto che sembra caotico, no? C'è un sacco di roba sui banconi, però in realtà regna un ordine, una disciplina... una disciplina quasi militare, no? Assolutamente, allora, sembra un disordine, ma in realtà è un ordine. Allora, grazie Laura intanto per questo bellissimo giro, è stato veramente un regalo che abbiamo fatto tutte le classi. E dunque, una domanda a cui vorrei una risposta molto rapida sia da Laura che da Paolo, e poi facciamo il nostro domandone finale. Allora, molti ragazzi chiedono appunto, da un lato quali università frequentare, noi non vogliamo dare consigli di una città piuttosto che un'altra, ma facciamo nostre le parole di Simone, cioè un luogo dove si possa mettere le mani sulle tecniche, oltre a ovviamente avere dei bravi professori. Ci sono tanti ranking internazionali e nazionali che possono aiutare i ragazzi a scegliere, però all'interno di questo quanto è importante un periodo di studi Tantissimo. All'estero? Per due motivi: uno, perché vi arricchisce a livello lavorativo e vi permette di confrontarvi con tantissime realtà diverse. All'estero l'ambiente scientifico, l'ambiente della ricerca è molto molto fiorente, cioè nel senso che i laboratori hanno una grande cultura per quanto riguarda la ricerca scientifica. In Italia c'è, ma come ben sapete tutti, alla fine abbiamo a disposizione meno soldi di quello che può essere un laboratorio europeo. Ma io sono la mia idea è quella che sì, è importante fare un'esperienza all'estero, ma noi siamo italiani, cioè dobbiamo svilupparle qui le nostre capacità e quello che è un'attività scientifica, almeno questa è la mia idea. Però è importantissimo, uno per quanto riguarda quello che potete guadagnare a livello lavorativo, cioè in termini di know-how, cioè nel senso quanto potete imparare in un laboratorio estero, ma anche come esperienza di vita in realtà. Quindi sì, io la consiglio a tutti. Beh, oramai credo che non fare un'esperienza all'estero diventa un punto quasi negativo nel curriculum, nel senso che oramai credo che sia veramente un passo necessario, anche perché oggi non parliamo più di esperienza nazionale, oggi è l'esperienza globale, quindi attualmente all'estero e in un contesto dal punto di vista anche dell'autonomia, credo che sia molto importante. Grazie. Allora Sergio, intanto ringraziamo tutti gli ospiti. Sì, io spero che stiate vedendo e sentendo bene, perché forse vedo qualche messaggio degli ospiti. Di defiance tecnica da parte nostra, ma spero che mi stiate vedendo e stiate vedendo i nostri ospiti. Il domandone che noi facciamo sempre ai nostri ospiti è questo: il DNA del perfetto candidato. Allora cominciamo da Paolo, che in questo momento vedo collegato. Voi avete fatto un colloquio di lavoro con un potenziale candidato. Nel vostro lavoro immagino che dobbiate comunque sempre selezionare dei nuovi collaboratori. Quali sono, con tre parole, tre aggettivi secchi e sintetici, le tre caratteristiche che voi volete e cercate
nel candidato. Paolo. Dunque, le tre caratteristiche principali sono sicuramente, metterei al terzo posto, dirò al terzo posto, ma è più importante. Allora, è evidente l'esperienza diretta, diretta o indiretta all'interno dell'università, all'interno di qualche altro tipo di esperienza. Comunque, qualche esperienza lavorativa può essere molto utile, anche quella di passare qualche giorno a qualche centro commerciale a vendere il caffè. Non è un'idea sbagliata. Quindi vuol dire mettersi in gioco, questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, le capacità di spiegarsi, quindi capire di parlare, questo è altrettanto importante. Ma la più importante è sicuramente la passione. Io cerco personale che ha passione per il lavoro che voglio fare. Grazie, Laura. Beh, su uno siamo d'accordo entrambi, è la passione. In assoluto questo lavoro, cioè in qualsiasi lavoro si faccia ci deve essere passione. La seconda, secondo me, forse la più importante per chi si affaccia al mondo della ricerca è la curiosità. Farsi tante domande e poi cercare delle risposte. La terza è l'umiltà, perché si deve essere sempre umili, perché c'è sempre da imparare, non ci si ferma mai. Allora, questo è quello che cercherei in una persona. Allora, io intanto ringrazio i miei ospiti, poi lascio a te chiudere, Sergio. Alcune domande, purtroppo, io mi scuso, non sono riusciti a entrare in dettaglio perché sono state veramente tante, però invito i ragazzi a scriverci anche sulla pagina Geni a Bordo di Facebook, perché noi da oggi pomeriggio siamo poi a disposizione per ulteriori dettagli o approfondimenti. E ringrazio tutte le scuole, alcune sono già sganciate perché le campanelle suonano, e ovviamente grazie per il tempo e la disponibilità di tutto l'istituto e dei tecnici che ci hanno supportato scuola per scuola. Beh, io mi associo ai saluti di Andrea e ringrazio di nuovo i nostri ospiti. Mi scuso se non so se dal lato, diciamo, dei partecipanti diciamo tecnicamente magari certi momenti possono essere stati un po' così complicati, un po' pixelati, ma abbiamo davvero tentato di fare un collegamento che non era mai stato fatto, credo, durante un webinar, e credo e spero che sia stato apprezzato. Ringrazio ancora Paolo Sala, Laura De Rosa, e niente, salutiamo tutti e rimandiamo al prossimo appuntamento di Geni a Bordo. Ciao a tutti, grazie. Ciao.